diciamo, sta bacchettando, giusto? No, 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 ma è chiaro che non mi permetterei mai, nel senso che la domanda è positiva, è azzeccato i cambi che hanno dato uno svolto alla partita che poteva mettersi male perché il Benevento stava cercando di addormentarla. Sui ritmi bassi mi è sempre faticato, che si correva dietro il pallone a vuoto qua. Oggi, poi al di là insomma degli ingressi, ma in generale vorrei analizzo la partita e ne esco chiaramente con l'immagine di una squadra che ha affrontato una squadra forte, una squadra di spessore, una squadra di valore, però noi l'abbiamo affrontata come vogliamo, nel bene o nel male, cercando di fare le nostre cose, e un'azione che ha rotto anche sul gol, una punizione così che ha rotto un po' gli equilibri e si è messa su binari che per loro erano più congeniali. Però noi abbiamo fatto una gran bella partita, sono veramente molto contento e approccio il secondo tempo straordinario al di là del gol. Poi c'è stata una partita, sì, è bella, forse fin troppo aperta perché c'erano continui capovolgimenti, però la squadra ne deve uscire con la consapevolezza giusta di cos'è affrontare anche questo tipo di partita in questo modo. Mister, come giudica questo punto che arriva proprio al termine di una prestazione in cui soprattutto nel secondo tempo appunto c'erano tantissimi capovolgimenti di fronte, poteva succedere qualunque cosa da un momento all'altro, quindi alla fine penso che sia un punto molto importante per la continuità anche le vittorie precedenti. Anzi, qualche collega diceva è un'occasione persa o un po' guadagnato. Intanto sì, si dà continuità ai risultati e questo è un risultato positivo. E devo analizzare la prestazione in genere della squadra, il complesso e la prestazione positiva. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo subito il loro palleggio, però poi nel secondo tempo siamo andati oltre, siamo andati a prenderli molto molto alti, abbiamo creato delle situazioni di pericolo e loro nel secondo tempo hanno messo qualche giocatorino così in primavera, chiaramente l'abbiamo tenuto veramente molto bene, per cui si guarda avanti ancora con fiducia e questo è uno step, è un esame direi di superare, al di là poi della vittoria che non c'è. Luca, ci tengo a sottolinearlo, oggi ha lavorato grandissimo, ha fatto una partita di lavoro e cose che insomma da noi ci aspettiamo forse più giocare di qualità, ma oggi ha lavorato in mezzo al campo quando siamo partiti in mezzo e con il centrocampo a tre, poi ha lavorato in fascia, nel secondo tempo ha continuato a lavorare, un giocatore che per mantenere questi ritmi oggi la sua prestazione è di alto livello, poi rimangono negli occhi quelle situazioni, ma bisogna stare sereni perché arriverà e poi farà i suoi gol con la sua qualità che ha e l'abbiamo già vista tutti. Perché Michele veniva, si era fermato nell'ultima gara prima della sosta, ha messo in campo anche abbastanza bene, quindi una tenuta che aveva che mi poteva lasciare qualche dubbio. Panzania anche un ragazzo maturo, e posso pensare di sostituire tutti i giocatori che hanno queste, perché hanno una munizione. Questo le sta vivendo, le sta superando, serve anche a lui a superare e a vivere la partita in questo modo. Tutto il tempo, quasi 60 minuti con la munizione, riuscito a tenere bene il campo. A un certo momento eravamo veramente molto sbilanciati, ma hanno creato tante situazioni per fargli male, però ripeto, Balsa l'ha tenuta bene la gara. Ecco perché per me non si tratta insomma di chi inizia la partita. La partita bisogna portarla a termine e la squadra deve portare a termine. L'ingresso di Dani è stato importante perché entrare in quei momenti sembra che sia facile, uno fresco che entra, arriva l'energia, però entrare e trovare subito la posizione, io credo che lui sia entrato più bene, con anche Baez, insomma tutti al di là poi di buon aiuto e Fagioli e anche lo stesso Strizzo perché ha fatto un lavoro straordinario e liberale. Tutti devono essere dentro, mi dispiace perché qua ogni domenica c'è più di qualche giocatore che mette piede in campo eppure lavora tutti i giorni con noi. Il mio pensiero va a loro, mi rendo conto che è complicato, ma bisogna stare dentro perché arriverà.
abbiamo bisogno di tutti. Scusate, facciamo un... Sì, infatti, casuale, dai. Andiamo in fatto un bel gol. Due, tre palli, gli aventi. Sì, è vero. Quindi anche un po' il pizzico di fortuna. No. Faggio è entrato nella sua giusta situazione. Sta trovando il gol, ma... felice per lui, ma felice per tutti, ovviamente. Però è tutta la squadra che secondo tempo ha avuto